Si può dire che si tratta dell'episodio della modalità PvE più atteso in assoluto? Penso che si possa dire. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Apex. Oggi torniamo nella modalità PvE, ma soprattutto torniamo nella città con le ossa. Il vero nome evitiamo di dirlo adesso, perché tanto lo diremo tante di quelle volte durante il video che... Quindi vi invito subito, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, ma soprattutto passare su Instagram e su Twitch. I link sapete dove trovarli, li trovate in descrizione o nel primo commento in evidenza, quando mi ricordo di fare il primo commento in evidenza, ed è questo, io direi di non perdere altro tempo e buttiamoci in gioco. Allora, ci siamo già equipaggiati il nostro caustic, così siamo belli che pronti per la missione PvE. Andiamo nella schermata delle sfide, no, nella schermata missione, e come vedete ci sta scritto gioca, perché incredibile, non ho ancora giocato questa missione. Come sapete, di solito le gioco in live su Twitch, ieri sono successe cose particolari, abbiamo giocato con i sub, c'è stata la patch, che di per sé non è stata molto pesante, ma c'è stata una copia che è durata 18 ore e mezza, e quindi sì, non l'abbiamo ancora giocata e andremo a giocarla insieme adesso per la prima volta. E direi che ci sta come cosa, tenendo conto dell'importanza che questa missione dovrebbe teoricamente avere. Allora, siamo arrivati alla caccia numero 7, ne mancano solamente 2, quindi tra 2 settimane andremo a finire la storia di Loba, incredibile. E allora, caccia numero 7, ritorno a Skull Town. Mirage stavolta non parteciperà, non ci spoileriamo le ricompense perché le vedremo dopo. E andiamo a giocare questa caccia. Inizio il matchmaking. So benissimo che ieri il matchmaking aveva dei problemi, non faceva partire la caccia, ma è abbastanza normale. Cioè, metti una caccia che si chiama Ritorna a Skull Town, mi pare abbastanza ovvio. Inizio tra 0. E infatti Mirage è l'unico personaggio non giocabile. Andiamo di caustic. Riutilizziamo la nostra bellissima skin dell'evento appena uscito. Visto che in pubblica non la usiamo così spesso, almeno una volta a settimana ci possiamo permettere di flexare questa bellissima skin. Almeno non sono proprio soldi buttati. Oh bene, siamo di nuovo a Skull Town. Loba, vuoi far saltare tutto anche qui, già che ci sei? Loba in verità non c'è, sono caustic e sono completamente da solo. Allora, mani avanti come sempre. Ma quel drago ha veramente la cassa oro, la posso prendere? Non me ne ero mai accorto. No, 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 la voglio lootare. Ti prego. No, devo lootare quella cassa, devo scoprire cosa c'è dentro. Non so se ci fosse anche nelle scorse missioni. Dicevo, mani avanti come sempre. È la prima volta che accendo la play dopo infinite ore, quindi tranquilli, se ci saranno smirate tutto normale. No, non posso lootare la cassa. E sono rimasto un HP. Not Stonks. Missione fallita. Via, lasciare la cassa e avanzare con l'obiettivo principale della missione. Ce la facciamo una siringa. Ora sarebbe il top morire dei Prowlers. E non lo escludo. Quanti sono? No, sarebbe la mia prima morte. Non posso. Non si può, dai, facciamo i seri. Questo attacco a sorpresa vostro non mi è piaciuto. Non riproponetelo, grazie. Siete un po' in troppi. Allora, facciamoci sto scudino. Vediamo di non morirci veramente. Ma io ti ho piazzato la trappola però. Ok. Siamo più o meno vivi? La mia visione è chiara. Ma ci sta in verità. Un po' di pericolo, visto che le missioni finora sono andate tutte lisce. Ci siamo concessi questa... Come si dice? Va bene, avete capito. Abbiamo provato ad andare alla cassa oro. Chissà cosa c'era dentro. C'era l'elisir della vita infinita. Non so se si potesse prendere subito. Il drago all'inizio l'ho un po' smirato, quindi magari colpendolo subito era prendibile. Io ora sono curioso. Sicuramente sta missione la rigiocherò solo per scoprire cosa c'era là dentro. Ciao, praulerini. Allora, vediamo di andare al nostro obiettivo. Trappoline qua. Ma loro mi piace come se ne fottono completamente del gas e mi inseguono lo stesso. Ma prima c'era la corazza oro e ora mi proponi una viola. Io non capisco il tuo ragionamento. Ma
Va bene, dici, per swappare magari invece che curarsi. Sì, ci può stare. Ci può stare senz'altro. Piazziamo un po' di trappoline a caso. E facciamo partire la trivella. Ok, direi che è un buon momento per farla partire. Che bello essere a Skulltown. Non ci avevo neanche fatto caso finora. Talmente abituato a giocarci prima che la togliessero che... Vediamo cosa c'è qua dentro. Mastiff dorato. E Prowler dorato. Il Prowler è carino. Io lo prenderei. Non ho i colpi però. Ma li possiamo raccogliere senza problemi. Rimettiamo la trappolina. Che poi queste trappole effettivamente nella mod PvE non so perché i Prowler ci passano attraverso lo stesso. Io non ci capisco niente e alla fine è più un vantaggio per loro, però va bene. Ehi là, vedi? Da dove sono arrivati questi? Da dove sono arrivati questi? Allora, se ho ben capito come dovrebbe funzionare, una volta che l'anello è quasi arrivato da noi, dovrebbe essere finita la trivella. Ne abbiamo uccisi due, collateral epico. Ok, i colpi scarseggiano. Ed esattamente dovrebbe essere quasi finita. Senza il quasi. Noi, come sempre, prima di scappare, ci facciamo fuori tutti i nostri amati praulerini. Che mi pare il minimo dopo tutto quello che rompo le palle. Raccogli artefatto. Il frammento è nelle mie mani. Ora posso tornare alle mie ricerche. Per dove? Ok, per di là. Non ci sono Prowler. Che tristezza. Però sento un altro drago. Ci riproviamo? Vai. Ci riproviamo. Questa qua dovremmo poterla prendere. Abbiamo solo un minuto, ma dovremmo poterla prendere. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa ci sarà mai? Spitfire dorata. Va bene, mi aspettavo un po' di meglio, però. Però va bene. C'era anche una corazza viola. Questi qua si divertono a saltare. Ehi là. Ce li abbiamo i secondi per scappare, oddio. Non ci avevo fatto caso. No, abbiamo mollato il Mastiff. Volevo mollare il Prowler. Ce la dovremmo fare. In sta missione mi sa che c'è stato uno spawn rate un po' più alto dei Prowler perché sono veramente un sacco rispetto al solito. E ragazzi, mi sa che non possiamo ucciderli tutti. Cioè bisogna correre, quasi ci moriamo. Ma no. No, no, ti prego, non ci posso morire. Caustic, evita i colpi. A fin di vita, è rischiata. A fin di vita e a fin di tempo. Ma l'ho detto, ne sono spawnati palesemente di più. Va bene che io mi sono fatto in gergo i cazzacci miei perché sono andato ad aprire la cassa, ho fatto tutto il resto, però... Oh, siamo in una buona direzione. Un po' più difficilotta delle altre. Più che un po' più difficilotta, sì, c'erano tanti mostriciattoli. C'erano tanti gattini questa volta. Allora, tempo di gioco 5:51, uccisioni 51, che bello questo 51 ripetuto. Missione compiuta, missione compiuta, missione compiuta. Recuperato telaio idcoms. E allora, andiamo a vederci le ricompense con la prima ricompensa che sì, avete capito bene, è uno spinello. E sì, ve lo posso confermare, lo spinello è effettivamente una pietra preziosa. Che poi ora passo per l'esperto di pietre preziose e tutto il resto. In verità, ho solamente cercato il nome su Wikipedia. Quindi, spinello, devo dire che è carina, farà la sua porca figura su qualsiasi arma. No, non leggiamo, non ci spoileriamo, non guardiamo niente. Andiamo a vedere sul mio amatissimo Mastiff fenicottero, che dobbiamo anche rimettere. Eccolo qua. Proviamo a equipaggiare lo spinello. Dove sta? In ordine alfabetico. Quindi dovrebbe essere circa qua avanti. Eccolo qua. E guardate che carino. Non è proprio lo stesso rosa perché è un po' più spento. Il fenicottero è proprio rosa shocking, però... Però devo dire che va bene, va bene. E abbiamo... No, dobbiamo guardare questa. Il frammento artefatto telaio idcoms. Telaio idcoms, responsabile delle comunicazioni con il mondo esterno. Vocalizzazione e invio, ricezione wireless inclusi.
è dotato di un microfono acustico a spettro limitato, che probabilmente fungeva da pezzo di ricambio in caso di guasto di altri componenti di più alta qualità. Tutto chiaro. E guardate qua come ha cambiato la forma della testa il telaio. Incredibile. Io non vedo l'ora di vedere come sarà questa roba quando saranno stati raccolti anche i prossimi due artefatti. Ormai che sia una testa, direi che è assodato, ecco. E allora torniamo nuovamente sui premi della sfida e andiamo a leggere Storia capitolo 7, uno spirito affranto. Con narratore, o meglio narratrice, visto che dovrebbe essere una gentil donzella, Watson. Papà mi ha insegnato tutto quello che so sulle correnti, i conduttori, i protoni e gli elettroni. Ma non mi ha mai insegnato nulla sul tradimento. Una volta mi ha detto che il mondo può essere un posto freddo e spietato. Credevo di aver capito cosa volesse dire, ma ora so di avere ancora tanto da imparare. Credi che sia io la spia di Revenant? Vuoi forse dire che qualcun altro sarebbe in grado di hackerare il tuo drone? Hack non può essere hackerato. Io non lo so. Forse esiste davvero un modo per hackerare Hack. Era scontata. Aspetta, il tuo inhackerabile drone si chiama Hack? Dai, amico, così te le cerchi. E non ha tutti i torti, Possiamo discutere la mia incapacità di dare dei nomi alle cose più tardi. Watson, io non sono uno sciocco. Se fossi la talpa, perché mi farei scoprire così facilmente? Non ha tutti i torti. Sarebbe stupido usare il drone se fossi lui la talpa. Un ragionamento impeccabile. Geniale! Rendi così ovvio il fatto di essere stato incastrato che il tuo nome viene subito rimosso dall'equazione. Meraviglioso! Mentre la discussione va avanti, ecco che il portale si apre e l'ho sentito sulle cuffie, ha fatto abbastanza casino, sì. Mirage, Wraith e Pathfinder tornano dalla missione. Chi vuole un Yacom, Idiocom, Pat, come si chiama quel coso? Un telaio Idcoms! Io ne ho uno e mi aiuta a parlare con voi. Chi vuole una bocca enorme? Ehi, è tutto a posto? Che succede? Crypto stava giusto per spiegarci perché ci spia per conto di Revenant. Mirage guarda Bangalore e Crypto e poi scoppia in una fragorosa risata. Questo qui? Ha tanti difetti, ma credete davvero ci spii per il robot assassino? Ma dai. Lo stai difendendo? Credevo lo odiassi. Chi? Il bamboccio o il robot? Vabbè, se proprio devo scegliere, scelgo il robot, ma vince di poco. Evviva, parla di me! No, non tu, Lattina, l'altro robot. Crypto non è il cattivo qui, è solo un ventenne rompiscatole. Ha 31 anni. Un 31enne rompisc... Ehi, aspetta un secondo. Tu sei un anno più grande di me e mi chiami vecchietto? Non credo importi ora. Non è importante per te, guarda che Mirage ci è rimasto male, eh? Sì! Ritiro tutto quello che ho detto, è lui la spia. Effettivamente non fa una piega, sì. Questa è follia, perché mai lo aiuterei? Cosa avrei da guadagnarci? La commissione. Crypto impallidisce, il dottor Caustic ha in mente qualcosa. Tu vuoi distruggerli per ragioni a noi ignote. Revenant vuole vendicarsi con i suoi vecchi datori di lavoro. Avrebbe senso se voi due decideste di unire le forze. Tu sei la mente, lui il braccio. Insieme mettereste la commissione in ginocchio. Tutto ciò di cui avete bisogno è l'artefatto. Non avete intenzione di cederlo alla Hammond. Lo volete tutto per voi per farne ciò che volete. Il discorso fila. Cala il gelo. Crypto rompe il silenzio sussurrando. No, sei tu la spia. Prego? Quel discorso era preparato. Sei tu la spia. Guardo il dottor Caustic. So che non gli piace la gente, ma non credo arriverebbe a tanto. Cosa mai lo spingerebbe a fare una cosa del genere? Caustic sospira. Non ho bisogno di preparare un discorso per demolirti verbalmente. Ammiro il tuo tentativo di ribaltare la situazione, ma è troppo tardi per salvarsi. Non avrei motivo di incastrarti. Quindi cosa facciamo alle spie? Io un'idea ce l'avrei, ma ci serve una zucca. Non c'è niente da fare. Revenant sa tutto e me la farà pagare. Nulla può cambiare le cose ora. Se vai via subito puoi lasciare il pianeta prima di sera. Credi davvero che arriverò tanto lontano? Probabilmente lui è già alla mia nave che mi aspetta. È il momento di scoprire se l'allenamento mi salverà la pelle. Loba fa per andarsene, ma Bangalore la ferma. Aspetta. Ora non vorrai mica farmi credere che non era questo ciò che volevi fin dall'inizio? Non ti volevo morta. La cosa ci è sfuggita di mano. Sì, diciamo, gravemente ferita, sì. Morta no, morta è troppo. Beh, le cose non vanno sempre come vogliamo, non è vero? Non pensarci troppo, sarebbe un peccato se perdessi il sonno per aver sacrificato uno dei tuoi per il bene comune, sergente.
Lancia il braccialetto fuori dalla finestra e sparisce in un batter d'occhio. E non si è buggato? Non le è tornato indietro? Ok, che faccio allora? Vado a prendere la zucca? Sì, no? Watson, Natalie, ti prego, io non farei mai una cosa. Hai sopravvalutato la tua intelligenza. Lei non si farà abbindolare dai tuoi trucchetti. I miei trucchetti? Fratelli, possiamo risolvere tutto. Ora basta litigare. Non mi importa chi è stato, voglio solo andare in un posto tranquillo ora. Ti accompagno, Nat. Grazie, Wraith. Wraith, ti prego. Risolveremo la faccenda, hai la mia parola, ma ora lasciamola un po' tranquilla. Crypto annuisce e poi indietreggia per farci passare. Mi guarda affranto. Evito il suo sguardo e vado avanti, ma sento che continua a guardarmi. Wraith mi accompagna fuori e io penso che sono fortunata ad avere un'amica come lei. Non tutti sono come sembrano. Mi sono fidata della persona sbagliata, ma non so chi è. Il mondo è davvero un posto freddo e spietato, papà. Avrei dovuto ascoltarti, ma ora non lo so. È una lezione che non dimenticherò. Prossima, l'incrollabile paladino. E a questo punto io direi commentino sotto al video per farmi sapere chi pensate voi che sia la spia, Caustic o Crypto. O chiunque altro in verità, ho solamente detto i due nomi più caldi. Allora, io vi posso dire che la storia sta diventando sempre più figa, anche l'artefatto sta diventando sempre più figo. Sono un po' triste che manchino solamente due capitoli, ma tutto sommato ne sono anche felice, sapete, è un po' come quando guardate una serie TV. Vi mancano pochi episodi, siete tristi perché state per arrivare alla fine, ma siete felici anche perché saprete finalmente come andrà a finire. La situazione è più o meno questa. Allora ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, ma soprattutto di passare su Instagram e Twitch. Tutti i link qui sotto, descrizione o primo commento in evidenza. Insomma, guardate qui sotto dove vi pare, da qualche parte li troverete. Io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video, ogni sera alle 18. Ciao ragazzi! Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.